perdere il cliente o l'altro. Se vogliamo, l'abusivismo va a combattere quel parrucchiere che fa la guerra dei poveri e che ha un listino basso. Io ho spinto i miei acconciatori a puntare sul salone d'immagine, sul servizio d'immagine, quindi in teoria non è un problema di questo tipo che mi crea. Il problema di fondo è che non lo dobbiamo ammettere, perché questa gente deve finirla di andare in giro per le case a fare dei lavori. Primo risolveremo il problema della manodopera, del personale, perché fanno molta fatica a trovarlo. Secondo, avremo ovviamente più clienti e dobbiamo smetterla di dire ma la gente non se lo può permettere, perché allora con questa stessa logica io non posso permettermi di prendere la focaccia, vado nel bar qui davanti, me la prendo e gli dico guarda me la mangio ma non posso pagartela, perché con quella logica il buonismo diventa terribile. Dopodiché l'altro nemico è: voi siete l'associazione e dovete aggregare il parrucchiere. Fra le operazioni di conversione che dovete produrre è quella di far capire a un parrucchiere che l'affitto della poltrona non è un'opportunità per licenziare il dipendente, ma è un'opportunità per valorizzare il suo lavoro. Io queste scommesse, Filippo, le dovete vincere, perché dobbiamo smetterla con questo buonismo. Io ti dico, giovedì userò termini forti nel mio post, che sono lazzaroni, ladri, banditi, farabutti, perché questa gente deve smetterla di andare per le case a lavorare, deve smetterla, o ci vada come è consentito dalla legge, con una bella ricevutina alla faccia. Se no qui con questo buonismo continuiamo a parlare di reddito di cittadinanza, di dare dei soldi ai fannulloni, e non premiamo invece chi fa un mazzo così, o chi come Carlo, che qui che ti ascolta e probabilmente ti farà una domanda, vuole veramente fare della propria attività un'opportunità, e si ferma tutto il meccanismo. Non c'è dubbio, guarda, noi sull'abusivismo siamo stati sempre fermissimi, ci sono manifesti, facciamo iniziative in tutte le province dove coinvolgiamo il comando dei carabinieri, il comando della guardia di finanza, bravi, il questore. Abbiamo fatto, che ne so, penso Perugia per esempio, abbiamo fatto un protocollo d'intesa firmato da tutti, con la prefettura. Ci sono dei colleghi che hanno messo la faccia su questo, eh? Ci sono dei colleghi che ricevono le denunce da parte del cittadino, degli altri acconciatori, ma anche delle estetiste, perché è un altro settore dove l'abusivismo dilaga, e loro stessi portano le denunce in questura, ricevendo delle minacce. Quindi i colleghi sul territorio, esatto, lavorano molto su questo, e devo dire che vanno ringraziati, perché va a rischio, cioè uno insomma fa un mestiere che non pensa di dover rischiare la pelle, però alla fine quando c'è da farlo i colleghi lo fanno. Quindi sull'abusivismo sfondi una porta aperta. Noi abbiamo fatto delle grandi campagne, è vero. La verità è che queste campagne vanno fatte sul territorio, perché io volevo fare una campagna nazionale e avevo proposto di andare alla presidenza del Consiglio e fare una campagna, sai quelle che vengono fuori col marchietto presidenza del Consiglio sulla sicurezza stradale, sì, quindi io lo rilancio questo. Bravo, Filippo. Perché non siamo stati ascoltati al momento, ma lì è la presidenza del Consiglio dovrebbe mandare degli spot sull'abusivismo con i danni che crea l'abusivismo, perché un acconciatore abusivo che ti fa una tinta e ti rovina perché tu sei allergico, ti manda all'ospedale. L'estetista, certo, che fa una pratica che non deve fare e te la fa a casa sua perché non è qualificata, mette le mani addosso alle persone. Cioè qui c'è un problema serissimo di ordine pubblico. Noi comprendiamo le difficoltà di Guardia di Finanza e Carabinieri, perché se non ci sono le denunce loro difficilmente possono andare casa per casa a intercettare gli abusivi. Anche loro fanno un gran lavoro. Quando noi li segnaliamo, loro intervengono. Quindi c'è un lavoro di prevenzione attraverso lo strumento legislativo, quindi l'affitto di poltrona. Tu puoi emergere, non devi più rischiare di far male a qualcuno. Se hai la qualifica, poi non devi rischiare proprio. Utilizza questo strumento, ti metti in regola, hai meno spese, non devi affittare un negozio. Chiaro. E poi c'è quello della lotta proprio all'abusivismo attraverso le forze dell'ordine. I nostri colleghi fanno il loro mestiere, nel senso che hanno fatto anche dei numeri verdi in alcune province, penso a Pesaro e altre province in giro, ma anche Ragusa, Torino.
Ho proiettato più di una delle vostre campagne, mi ricordo quella di Palermo e altre, anche delle immagini, dei poster, sì, anche noi, le ho proiettate proprio durante dei corsi, ripeto, organizzati da privati, ma le ho volute proiettare perché secondo me l'associazione è fondamentale anche in questo senso, perché dà sicurezza e spinge poi, per assurdo Filippo, spinge l'acconciatore a dire ma allora qualcosa si può fare, aspetta che ci provo anch'io. Quindi ottimo quello che state facendo, bravi, continuate così perché secondo me è indispensabile. Però è una lotta impari, guarda. Sì, lo immagino. Quello che diceva il conduttore non è accettabile, cioè non è che lui forse si è espresso male, nel senso che in un periodo di crisi come questo purtroppo l'abusivismo aumenta, ma questo è un danno. Guarda, cioè, c'è il video. Va compreso, va combattuto. Ma sai qual è la cosa peggiore probabilmente, Filippo? Che nel momento in cui tu rivedi quel video, voglio dire, è stato su YouTube, è su YouTube tuttora, ma basta che lo chiedi a Michele, ma il timore più grande, la paura più grande che ho è che quando tu ti muoverai per andare nel ministero e per fare, per presentare questo discorso, anche lì troverai qualcuno che dice vabbè dai, in qualche modo bisogna capirlo, e questo è il timore più grande. Invece, devo dire che non mi è mai successo, è un piacere sentirtelo dire, per fortuna. Ma c'è bisogno di questo, testimoniare che questo con le autorità non mi è mai successo. Bene, bene, sono bene. Tutti molto pronti a dire che c'è il problema, che è quello che siccome è così capillare c'è una difficoltà oggettiva a intercettarlo, quello sì, certo. Però l'unica cosa è che l'acconciatore prenda coscienza che se sa che c'è un fenomeno di questo tipo nel palazzo accanto, venga in associazione, venga alla CNA più vicina e ce lo dica. Perché se lui lo denuncia alla CNA più vicina, noi lo portiamo alle autorità. Ora se mi fare una domanda io. Sì. Allora, tanti ci scrivono attraverso il forum di Parrucchierando se c'è la possibilità di denunciare in maniera anonima, perché probabilmente bravo, qualcuno ha anche paura o non lo so, cioè, comunque magari anche di venire lì e metterci la faccia. Sì, tipo il 117 volta della Guardia di Finanza, c'è cioè un numero in cui tu puoi comunque segnalare un anomalia. Numero o una mail o qualcosa, cioè io posso venire, Filippo, c'è un modo, sì, per denunciare senza... Lo so che sì, è brutto, perché cioè se sarebbe meglio che uno diciamo venisse e ci mettesse la faccia. Da un punto di vista culturale e civile è brutto, dire la denuncia anonima è sempre una cosa brutta. È indubbio. Ma io so di colleghi sul territorio che hanno raccolto le denunce e poi si sono fatti carico loro di andare in questura a dire al numero civico numero 7 c'è un abusivo. A quel punto è la CNA che fa la denuncia. Certo. Quindi è anche una tutela. Certo, ci piacerebbe una coscienza civile diversa, devo dire. A quello certo è indubbio, però magari per fare un piccolo passo, cioè potrebbe essere... Abbiamo fatto anche questo, guarda. Guarda Filippo, perché poi alla fine il problema è proprio quello, no? È brutto a dirlo, no? Ma voi state facendo un lavoro straordinario e sentirti per me stamattina è stato un regalo. Il problema di fondo è che poi alla fine qualcuno diceva l'Italia l'abbiamo fatta, Massimo D'Azeglio, l'Italia l'abbiamo fatta, adesso sono da fare gli italiani. Il vero problema, se vai a guardare, non è l'abusivista, ma è il fenomeno che se lo prende in casa o che va in casa delle persone per fare una piega, un taglio, un colore. Cioè alla fine è proprio la mentalità dell'italiano. Tu rischi, paghi 5 euro, ma rischi, non sai quello che rischi, no? Sì, ma è come quando vai, io voglio dire, io non ho nulla contro i cinesi, ma se tu vai da un cinese, sai che quei soldi lì devono arrivare a certe logiche e non rigirano sul territorio, fatti delle domande, non puoi poi venirmi a dire che tuo nipotino non trova lavoro, cioè, bisognerebbe veramente forse andare al di là dell'associazione o del, bisogna proprio lavorare sugli italiani, ma tu pensa che epica missione che è questa. Ma guarda, l'abusivismo secondo me non ha patria, cioè poi fai le statistiche, magari so più di un certo paese che di un altro, ma l'abusivismo è abusivismo, quanto per gli italiani quanto per i cinesi. I cinesi regolari, fra l'altro, hanno anche imposto regole di mercato diverse, che ne so, le aperture, le chiusure, e io vedo degli acconciatori intelligenti che fanno la guerra. Io parlo non degli abusivi in questo momento, sto parlando del regolare, che però ha logiche di lavoro diverse dalle nostre per tradizione. Allora i nostri acconciatori si posizionano o sulla qualità con maggiore formazione o con maggiore flessibilità anche loro, e la battaglia lì la vincono. Io ce l'ho sotto gli occhi, nel mio quartiere ci sono acconciatori che hanno vinto la battaglia del cinese che gli stava accanto, che gli apriva la domenica mattina, che faceva prezzi più bassi, perché anche loro i prezzi li hanno mantenuti, quindi, però danno qualcosa in più
e sugli orari diventano flessibili pure loro. Bravo. A quel punto sono pieni tutti e due. Guarda Filippo, ti faccio un esempio di uno che è uscito un articolo, ora non ricordo se a Firenze, ma è uscita la possibilità di aprire al lunedì, forse proprio a Firenze mi pare. Adesso non so se mi puoi confermare, però è uscita la possibilità di tenere aperto lunedì, cosa che prima non si poteva fare. Certo. Io ho pubblicato questa cosa, ho detto ragazzi guardate, adesso c'è l'opportunità di poter tenere aperto anche a lunedì. L'abbiamo pubblicato sul forum e anche nella pagina di Parrucchierando. E io mi aspettavo che la gente mi dicesse, vabbè buono, adesso mi organizzo, adesso... Allora, la risposta più gettonata era, cazzo, adesso ci vogliono anche imporre di lavorare il lunedì. Allora, cioè, mettiamola così. Io ci sono, ti dico, francamente, cioè, questa era la risposta maggiore. Noi ci facciamo culo, non abbiamo più neanche il diritto di riposare. A parte che non era un obbligo, ma era una possibilità. No, poi so, il mercato è il mercato, ormai parliamo tanto di liberalizzazione. Se tu vuoi aprire il lunedì, apri, ma se tu non sei interessato, certo. Non allora, sei a monte, sai quando dicevamo che comunque sia, se vuoi, è proprio una questione di cambio di cultura prima ancora che di azione. Sì. In che senso? Noi veniamo da, le statistiche parlano chiaro, poi ne hai di più aggiornate di quanto possa avere io sicuramente, 2 saloni su 3 sono con un addetto massimo 2. Ovviamente io oggi vado, ieri a Mantova, l'altro giorno a Roma, cioè dove vado? Vado, ragazzi, oggi se ci pensate, potreste essere 2 soci, avere 3 dipendenti, una receptionist così, non mollate il cliente, che è uno dei 3 motivi per cui perdete clienti, avere una receptionist che poi, se vogliamo poi ne parliamo, deve fare molto più della reception, non, oggi la receptionist è cambiata, oggi deve fare il tuo lavoro, deve fare marketing, deve fare social, ma al di là di quello, dobbiamo educare i parrucchieri a non essere da soli in salone, che poi non vanno più in vacanza e poi tutto quello che hanno guadagnato lo danno all'avvocato per il divorzio, perché il marito non l'hanno più visto, ma devono associarsi già da loro e costruire insieme un'impresa che sia fatta di 2 titolari con 2-3 dipendenti. Noi abbiamo diversi casi di persone che da sole non sarebbero andate da nessuna parte, che oggi hanno acquistato il fondo, se lo scalano e se lo ritroveranno fra 10-15 anni, hanno 4-5 dipendenti, non perdono clienti perché comunque li seguono. Ma si sono adattati e hanno cambiato la mentalità. E allora sì, e hanno colto le opportunità. Bravissimo. Cioè, se sei da solo hai paura del lunedì, se siete in 4, ok. Ci sei tu lunedì, perché lunedì prossimo ci sono io e diventa straordinario. Però capisci che ti lamenti dei cinesi e delle... poi hai tu l'opportunità di andare a, come dire, a mettere eccellenza anche sugli orari, queste cose, e poi dici e ti lamenti. A Roma già succede, te lo posso dire. Io ho visto con i miei occhi che appunto la concorrenza cinese alla fine non ha vinto, perché si sono adeguati e quindi alla fine lavorano tutti. Sì, sì. Beh, so, per tornare al discorso degli abusivi, c'è gente... Allora, l'altro giorno mi ha scritto una ragazza, adesso non voglio dire, siccome il posto è piccolino, però lei mi dice che su 18 parrucchieri sono 13 abusivi e 5 negozi. La statistica è 1 a 3. Sì, devastante. No, tanto abusivi non sono, perché li conosce, lei li ha catalogati. Ah sì, no, quasi, sì, quasi sono gli abusivi loro, che sono in 5. No, abbiamo i garage nelle ville che si aprono e c'è la vetrina e nessuno che gli va a dire niente. No, però ha ragione lui, se non li denunciano cosa può fare CNA? Chiaro. I 5 diventeranno abusivi pure loro alla fine. No? Probabilmente, adesso bisogna fare una nuova categoria professionale, secondo me. Filippo, ci dobbiamo pensare. No, noi potremmo fare un'associazione ad hoc all'interno dell'Unione Benessere per un coordinamento abusivo. Coordinamento abusivo è fantastico. Così associamo pure gli abusivi. Esatto, va bene. Va bene, senti Filippo. Sì. Noi ti lasciamo andare a lavorare, perché immagino che insomma abbiamo capito che le cose da fare sono tante, che hai tanto da fare. Noi ti ringraziamo tantissimo, allora, in primis per l'appoggio che CNA ha dato a questo esperimento di questa Social Week. Vabbè, con Lele noi proseguiamo, poi se vuoi seguirci, vuoi intervenire, noi siamo sempre qua, saremo qua fino a sabato sera, quindi grazie ancora, è stato davvero un piacere, una bellissima chiacchierata. È stato un piacere mio, grazie a voi. Iniziativa veramente importante, secondo me. Poi faremo la sintesi quando ci incontreremo e penseremo a nuove iniziative per il futuro, perché vedo che insomma in termini di brillantezza voi rappresentate bene questa categoria. Grazie mille e ricordi, coordinamento abusivi. Filippo, continuate a renderci orgogliosi di voi. Scherzavo. Grazie Filippo, saluto a tutti.
Ciao, a presto, ciao ciao ciao. Che dire? Sono, sai quando si dice che la speranza, la nota canzone di Piero Pelù diceva chi visse sperando morì non si può dire, in realtà ho avuto modo di scrivere recentemente che la speranza è il punto di partenza verso l'eccellenza di cui parlavamo, perché se non ricominciamo a sperare facciamo fatica ad esprimere il meglio di noi stessi. Ma guarda, io ti posso dire, io sto... Ho voluto fortemente che parlassero CNA, parlerà con Fartigianate e così via, perché io quando ho incominciato a, come dire, a interagire con i parrucchieri da una parte, poi a pensare alle associazioni, a colloquiare con le associazioni, io mi aspettavo di avere dall'altra parte, la parte delle associazioni, dei personaggi sì, vecchi, ma vecchi di mentalità, bloccati. In realtà... stiamo facendo vedere che i personaggi ci sono, splendid, i personaggi in gamba, che poi ne conosceremo anche degli altri, da Davide, il mio amico Davide Padroni. Davide Padroni, Emanuela Barbiero, Laura Grilli, gente che veramente si spende moltissimo. Qui, per... Quindi in realtà non solo la speranza, ma secondo me c'è la concreta possibilità che l'associazionismo nel termine, nell'accezione più positiva del termine, cioè è una cosa assolutamente possibile e che si può fare. Non a caso Filippo è uno della nuova generazione, tra virgolette, bene, bene. Non a caso è il presidente di CNA che abbiamo conosciuto l'altro giorno, è comunque un ragazzo giovane che ha anche lui due attributi così, quindi come dire, io volevo dare questo volto, volevo far vedere questo volto nuovo e moderno delle associazioni e farle vedere per esattamente cosa sono. Io ero in primis, ho cambiato idea. Sì, sì, sì. Se avevo un preconcetto. Sfondi una porta aperta. Quindi... Sì, sì. Niente, chiudiamo qui il discorso delle associazioni, ringraziamo ancora il nostro amico Filippo D'Andrea, segretario generale di CNA. Carlo non ha avuto la possibilità di fargli la domanda. Carlo è andato a lavorare, gli chiedo scusa, ma abbiamo avuto una cosa tecnica sul... Sì, ho visto che è sparito tutto. Sì, a me ha fatto anche un ditone e se n'è andato a lavorare. Poi mangia un altro pasticcino e noi siamo lì che ce lo guardiamo. Esatto, intanto ridendo e scherzando, noi siamo arrivati a mezzogiorno. Benissimo. E quindi dobbiamo darci una mossa perché abbiamo da completare un viaggio. Esatto, dove siamo arrivati noi nel nostro viaggio? Siamo arrivati, abbiamo fatto due tappe per il momento, due tappe importanti. La prima è ricordarci che c'è una persona dietro al parrucchiere che deve creare una relazione, una connessione fra queste due vite, la sua vita personale e professionale, inquadrare bene che tipo di obiettivo vuole raggiungere e perché. Poi ci siamo detti, adesso che hai inquadrato questo, sviluppa una filosofia, quindi fa in modo che ti assomigli, certo, fai in modo che quindi risponda a tre domande: che tipo di acconciatore voglio essere, il tuo stile, il tuo modo di lavorare, che tipo di clientela voglio avere, e abbiamo messo in guardia dal tutto per tutti perché è destinata al fallimento. Ti dico, a me rimane sempre la prima la più difficile. Sì, una volta che ho sbloccato la prima, secondo me va in scioltezza. Tu tieni conto, noi abbiamo lanciato un corso che si chiama Artist ed è tutto fuorché una promozione perché è andato esaurito 2 mesi prima nella prima edizione, è andato esaurito 2 mesi prima nella seconda, dove lavoriamo sul mettere le persone in condizioni di definire, di valorizzare il proprio stile, perché ognuno lo stile deve riconoscerlo. C'è della gente che fa fatica a inquadrare il proprio stile e noi lì abbiamo lavorato. Ti dico, lo faremo a Vicenza, ma è inutile che lo dica perché è tanto esaurito da 1 mese e mezzo. Fatto queste due step arriva il terzo, che è quello di andare subito a fare la verifica se quello che ci siamo detti a monte si riscontra poi nella realtà, nell'azione, vale a dire l'ubicazione del salone, il marchio e il listino. Ora, in tutti i corsi mi capita una cosa: se io ti chiedo, senti, dimmi come sarà il salone Pina, grande o piccolo? La risposta istintiva immediata è piccolo. Come sarà il tempio del bell'essere? La risposta immediata è grande. E allora perché chiami salone Pina il tuo? Cioè, la domanda che faccio è, ma perché lo chiami col nome di battesimo? Io voglio andare al salone Pina. Cioè, noi non ce ne rendiamo conto, ma la scelta del logo, spesso e volentieri, sì, addirittura il nome di battesimo, noi vogliamo avere dei clienti raffinati e poi usiamo il nome sbagliato. Ma Lele una volta si usava così, una volta, è finita ragazzi, guardiamo avanti, non facciamoci irretire, il passato ci serve come esperienza. Noi dobbiamo pensare che oggi la scelta del marchio ha un peso, una valenza potentissima, importante nell'immaginario delle persone. Le persone non ci scelgono solo per il taglio, la piega, il colore o il trattamento, quindi diventa indispensabile avere un marchio che ci rappresenta, che ci assomiglia. Lo stesso vale per l'ubicazione del salone, abbiamo parlato della vetrina. Terzo ed ultimo aspetto è quello del listino. Allora,
Porca pupazza. qua si apre. Ma com'è possibile? Com'è possibile che oggi ci sia ancora chi ha un listino grosso così? O attenzione, qui mi dice: no, io il listino non lo metto fuori perché se poi mi arriva il forestiero non posso fargli la cresta. Possiamo poi conoscere questo con questa voce? No, io lo... Sì, è il mio alter ego. Cioè, Lelio, Lele. Lelio è quello che parla normale. Adesso ho capito perché ci sono due. Hai capito? Quindi il problema di fondo è: vai lì e leggi colore 25-50. È 25 o è 50? Perché se 25 lo faccio, se 50 no. Ma dipende da che tipo di colore. E metti meno il listino. Cioè mi fai più voci, mi fai 7-8 voci. I miei clienti hanno un menu colore. Menu colore vuol dire 7-8 servizi solo di colorazione. Ovviamente quel povero competitor, chiamiamolo così, lo facciamo figo, che sta dall'altra parte, che ha due voci colore, noi ne abbiamo 8, chi è il più bravo? Poi lo sappiamo, lo abbiamo già detto, a parità di talento vince chi sa comunicarlo meglio. Quindi alla base, se Carlo lì è bravo a fare quel taglio, vince. Ma se lui ha un taglio arte, un taglio style, se ha due tagli, uno più rifinito e uno più easy, più veloce, lui fa le cose e altri non lo fanno. Poi lo sanno fare ma non lo comunicano, ergo è come se non lo sapessero fare. Allora, se l'esempio più classico, anche Filippo diceva prima, guarda che... fanno un sacco di corsi questi parrucchieri, esatto, vanno, fanno il corso, investono centinaia di euro e tempo, fanno il corso di colorazione, ritornano in salone, che cosa fanno Alberto? Niente. Ha imparato la tecnica del colore arcobaleno, va in salone, prendi quel di listino, scusate, è andato via l'audio, prendi quel bel listino, lo sta... Ecco te Max, tutto a posto tecnicamente, ok, scusati. Prendi quel listino, lo strappi e aggiungi il servizio colore arcobaleno a 2 a 3 euro in più del colore di base. Certo. E tu hai il colore arcobaleno, il tuo competitor non sa nemmeno cos'è l'arcobaleno, aspetta che piove, che poi faccia sole. Ecco, questo è oggi il parrucchiere, è quello che deve capire la sua grande sfida di lavorare a due dimensioni, il talento e la comunicazione. Certo. Senti, gli errori più comuni, tanto per fare così, un po' per farci una risata. Gli errori più comuni o quelli più un po' più simpatici, tra virgolette, nel listino o che in generale, nel listino due errori clamorosi, vabbè. Innanzitutto vedere che sopra c'è il taglio per lei, la piega per lei e sotto taglio e piega per lui. Quindi lei dice: "Ma perché io devo pagare di più se lui ha i capelli lunghi come i miei?" Anziché avere un menu in cui c'è lei là e lui là, tipo il mio salone si chiama Bingo, bel nome del... Vabbè, Bingo, cioè, Bingo Man, giustamente. Bingo per lui, un servizio, io metto qui lo stilistico donne e qui metto il listino uomini. Ma poi tu immaginati una donna super figa che entra... Okay? Questa voce è imbarazzante, però... Che entra in salone e va a scorrere le voci al listino e sottotaglio, piega, colore c'è... Spuntatina, cioè, no. Pulizia a collo. Signori, quando tu vedi un listino del genere, prendi l'aglio e il crocifisso e fai qualcosa. Perché non esiste che nel 2014 uno che mi parla di bellezza, di moda, di fashion, mi metta la spuntatina. Carlo, tu hai a listino la spuntatina? Non è lo spuntino che ha fatto prima lui. Carlo, dimmi. Tu hai a listino la spuntatina? Sì. Che però è una cosa da mangiare. Perché lei le ha detto che è pieno di... Sì, che è una gran bella idea. Prima praticamente il hangout non si sentiva nulla di quello che ha detto il signor D'Andrea. Sì, però lo puoi sentire in diretta, nella registrazione. Poi ho sentito qualcosa un pochino su YouTube, perché ero perfetto, collegato con la diretta. Dei canali, però su YouTube c'era il ritardo del segnale. Certo. Allora, io voglio dire una cosa. Oggi combattere anche l'abusivismo sarebbe semplicissimo, perché se andiamo sulle pagine di Facebook troviamo un sacco di persone, un sacco di gruppi che lavorano prettamente in casa, non rilasciano ricevute fiscali, sono tutti in nero. Quindi se hanno già fatto il coordinamento abusivo, vedi? Non ho capito. Nel senso, noi ci siamo lasciati con Filippo D'Andrea dicendoci faremo un bel coordinamento abusivi. Tu vuoi aderire? Il coordinamento abusivo praticamente è in netta crescita, anche perché nessuno li controlla.
No, adesso faremo il corriere. Lele sarà il presidente. Detto che io voglio parlare di marketing, la cosa che Carlo secondo me deve arrivare è che la grande esortazione che ha lanciato prima Filippo è quella di denunciare, di modo che loro poi possano muoversi. Lui ha esortato tutti quanti, un peccato che tu non abbia potuto intervenire, maledetta tecnologia, perché lui esorta tutti quanti in questo senso, esorta tutti quanti a denunciare, non dire tanto non succede niente o a peggio ancora. Sì, ma sai quante denunce hanno in mano la CNA e gli altri enti di competenti? Cioè alla fine quelle persone che sono state denunciate da noi oppure abbiamo dato il nominativo continuano a esercitare o in casa o in maniera domicilio. Purtroppo qui non dipende più da loro. Io sono dell'idea che, ti ripeto, ognuno debba fare il proprio, io devo fare il mio e sicuramente avrei modo dalla registrazione di verificare quello che ho intenzione di fare, quello che farò nell'immediato, perché quello che ho esortato a fare, ma mi hanno dato rassicurazione. Io ti dico, l'intervento di Filippo secondo me rappresenta, al di là della CNA in specifico, che sia CNA, che sia Confartigianato, che vedo entrambe in movimento, in fermento, quello che ha dato è secondo me una speranza, il fatto di considerare, e lui mi ha rassicurato su questo, quindi ha rassicurato idealmente tutti noi, sul fatto che comunque le istituzioni non hanno nessuna intenzione di vedere con buonismo la posizione di un abusivo, ma lo vogliono combattere. Questo è il messaggio. Dopodiché, va bene, ragazzi, io vi riporto all'ordine perché dobbiamo finire, se no non, dopo arriva un altro personaggio altrettanto corposo come il Lele. Quindi proseguiamo. Sai chi viene dopo? Sì. Lo so, ma non lo sa Carlo, non lo sa, ma gli lasciamo la sorpresa. Un personaggio assolutamente imperdibile. Ma fantastico. Imperdibile. Lele, dove eravamo arrivati? Dobbiamo fare qualcosa comunque sia insieme, perché già ce lo siamo detti quel giorno. Dobbiamo fare uno show tutti e tre. Sì. Pronti, quando vuoi. Va bene. Senti, nel nostro percorso dove siamo arrivati? Siamo arrivati al team. Allora. Siamo a metà. Ma tieni presente che saremo per puntuali, anzi probabilmente anche finiremo con qualche minuto d'anticipo come deve essere, perché la gestione del tempo per tutti noi, da Carlo a chi ci ascolta, a noi stessi, deve essere una delle priorità assolute, perché spesso e volentieri le cose non vengono fatte perché ci dicono, sai che cosa? Non ho tempo. Non ho tempo per fare la vetrina, non ho tempo per andare a prendermi l'aperitivo, e su questo invece dobbiamo essere molto chiari che il tempo si ha, solo che dobbiamo gestirlo meglio. Parliamo del team, e del team parleremo 3 minuti all'incirca, Albertone. Sì. Questi 3 minuti ci servono innanzitutto per dirvi che avete 2 nemici terrificanti nella gestione del team. Questi nemici si chiamano permalosità e giustificazioni. Voi dovete combattere questi nemici come la peste, perché spesso e volentieri... Ti posso scappare? Prego, tutto in diretta, che ho un inserzionista che arriverà e quindi perfetto. Ti lascio andare. Vedi di non inciampare, no. Ok? Benissimo. E parliamo per questo tempo che ci siamo dati, e poi aspettiamo che arrivi di nuovo Alberto, parliamo di questa permalosità e parliamo di queste giustificazioni. Tendenzialmente, purtroppo, c'è un retaggio psicologico che porta ancora tanti capi più che leader, sono più capi, più titolari che non leader, perché essere leader, come vedremo, è un'altra cosa, li porta a fare un muro contro muro, una lotta di classe con i propri collaboratori. Il collaboratore si schiera dalla parte opposta al titolare. Quando in un mercato come questo deve vedere complicità che emerge, che fiorisce all'interno del salone. Ma Lele, tu non sai con chi lavoro io, non sai com'è il mio capo. Balle. Signori, vi scegliete voi, vi scegliete con l'annuncio che fate. Se metti un annuncio, cercasi apprendista con esperienza, non ti aspettare che venga un fenomeno con dei valori grandi così. Cerchiamoli bene. Ma non li trovi già con un annuncio universale? No. Meglio fai l'annuncio, più trovi chi cerchi. Ti faccio un esempio. Tempo fa nella nostra sede cercavamo un'impiegata e alla fine del messaggio, dell'annuncio, abbiamo sviluppato una richiesta specifica: inviare il curriculum esclusivamente via fax al numero XYZ. Via fax, Lele, ma quando l'hai fatto questo annuncio? Pochi mesi fa. Perché via fax? Perché io non voglio una persona che mi scaldi la sedia e che mi trasferisca problemi. Voglio che mi porti il problema insieme a una soluzione. Voglio una persona intraprendente, attiva, proattiva. Quindi, se tu non vai a cercarti un posto dove mandarmi un fax, permetti, non sei la persona che cerco. Di 96 curricula
che mi sono arrivati, che ci sono arrivati, indovina quanti sono arrivati via fax? 7. Ovviamente gli altri 89 non li abbiamo proprio considerati, li abbiamo cestinati al volo. Se ti ho detto di mandarmi un fax e tu mi mandi un'email, verrai nella mia azienda solo ed esclusivamente aspettando il giorno in cui ti pagherò lo stipendio, ti seleziono a monte, ti dico già a monte come ti voglio. Sai qual è stato il problema? La selezione. Eravamo indecisi perché fra quelle 7 persone c'erano 3 profili veramente in linea con quello che stavamo cercando. Prova ne è che ne abbiamo assunta una a tempo indeterminato e uno in part time per cercare di crearle uno spazio nella nostra struttura. Erano troppo brave. E questo è il concetto. Spesso e volentieri li cerchiamo male, non esortiamo i nostri clienti a darci una mano nella ricerca. Facciamo un lavoro troppo mal fatto in termini di recruitment. Selezioniamo mentre facciamo una piega. Tu cosa sai fare? Ti evito la risposta perché sarebbe volgare. Il colloquio si fa esclusivamente, non si fa altro mentre si fa il colloquio, non si incastra in mezzo ad altre cose. Ti siedi lì, metti a tuo agio la persona, le fai delle domande, gli dai modo di farne a te. È questa la chiave che devi sviluppare. Dopo che l'hai selezionata e l'hai inserita, come detto, i nemici principali sono le giustificazioni e la permalosità. L'antidoto si chiamano regole. Regole che devono essere messe per iscritto, che devono essere fatte insieme al tuo team. Regole condivise che chiariscono e combattono un altro gran problema, che è il buon senso. E il buon senso per te è arrivare puntuale, cioè 5 minuti prima dell'apertura. Il buon senso per loro è che se arrivano per l'apertura va bene. Il buon senso non esiste. Se tu hai una regola scritta che dice che in questo salone per arrivare puntuali occorre arrivare 10 minuti prima dell'apertura, voilà, c'è una regola, è chiara, è precisa, sistematica, ininterpretabile. Non devi spiegarla. Una riunione non va, una regola non va spiegata. E quando tu cominci a impostare insieme al tuo team queste regole, col team sviluppa un rapporto completamente diverso. Nasce quel rapporto di automotivazione, di complicità, di spirito di crescita, di condivisione, che è una cosa importante. Piccola chicca, hai dei collaboratori? Ricordati, il vecchio stampo ci dice che se facciamo qualcosa di sbagliato dobbiamo rimproverare, se fanno qualcosa di giusto non diciamo niente. Io a mio padre voglio un gran bene perché mi ha dato tantissimo, veramente tantissimo. Se oggi sono cosa sono lo devo molto anche a lui. Però quando prendevo un 4 a scuola era una punizione. Quando prendevo un 8 avevo fatto il mio dovere. Cribio, quando mi diverto. Ecco, invece no, non aver paura di gratificare i tuoi collaboratori quando fanno qualcosa di giusto, quando azzeccano una cosa, quando quel bigodo sulla pupetta è stato messo bene. Non aver paura di gratificare, perché questa gente ha bisogno di prendere fiducia, sì, coraggio, di capire che sta avanzando, di crearsi un futuro, dagli una mano a immaginarlo. Non ti aspettare troppo presto che abbiano passione. Delle volte arriva una persona di 15-16 anni e lamentiamo il fatto che non ha passione. Quanto ci abbiamo messo noi ad aver passione? Io ci ho messo una vita a capire cosa volevo fare da grande. Certo. Diamogli tempo. Ricordati che il ruolo principale di un leader è doppio. Tu hai a che fare spesso con dei ragazzi anche giovani, sì, il loro genitore adottivo, spesso a casa per questioni di lavoro o altro, non hanno un rapporto con i genitori come potevamo avere noi di generazioni diverse. Oggi papà e mamma lavorano, quindi ovviamente questi ragazzi arrivano lì e sono più traviati da un programma TV o da una vita facile che non da altro. Quindi devi fargliela fiorire tu, sbocciare tu la passione, assumiti la responsabilità, sì, il genitore adottivo dei tuoi collaboratori. Secondo, ricordo, mettili in condizioni non di motivarli tu, ma di fare in modo che loro imparino a motivare se stessi, a dare un significato a quello che fanno. Questo sì si chiama complicità, questo vuol dire crescere insieme nei saloni. Parole sante. Senti, quindi team, dove siamo arrivati? Clientela? Adesso siamo pronti. Allora, abbiamo fatto un viaggio introspettivo, ci siamo chiesti cosa vogliamo fare da grandi. Abbiamo tradotto questo in una filosofia che fa sì che il nostro salone si distingua dagli altri. Abbiamo saputo trovare una risposta a che tipo di parrucchiere voglio essere, che tipo di clientela voglio avere e, volendo, che tipo di ambizioni voglio soddisfare. Poi ci siamo occupati dell'attività. Il salone è in linea? Siamo nel posto giusto? L'immagine esterna è a posto? Il marchio c'è? Il listino ci rappresenta? Fa capire che siamo dei professionisti di valore? Molto bene. Dopodiché senti, abbiamo lavorato. Se io ho bisogno di avere una spalla, tu chiaramente segui direttamente ogni cliente in questo percorso, corretto? Noi abbiamo definito due tipi di lavoro. Uno è il coaching a distanza, perché ci evita di far pagare una sberla di trasferte ai nostri clienti. E ho clienti da Messina, da Aosta, dalla Sardegna alla Puglia, dalle Marche al Piemonte,
per non parlare del Veneto o di altre aree, quindi clienti che in qualche modo con noi sviluppano questo tipo di rapporto, hanno un manuale, hanno un percorso, perché attenzione, attenzione parrucchiere, parrucchiera, io voglio che tu diventi salon coach. Non puoi fare come con il commercialista, con il marketing. Allora, il commercialista ti dà una mano con i numeri? Bene, va bene. Ma sei tu, grazie a degli strumenti come quelli che ti mette a disposizione Boss, che devi monitorare la tua attività. Non mi importa se i numeri non ti piacciono, ma meno ti piacciono, più li darai. Tu devi scegliere se vuoi fare i numeri o dare i numeri. Quindi devi analizzare la tua attività e con strumenti come quello che ti mette a disposizione Boss, come uno strumento, se non vuoi stare all'antica vecchia carta e al raccogliere dati, devi partire da lì. Ma poi devi diventare tu salon coach, perché mentre il commercialista ti dice c'è quella legge, studio di settore, questa cosa, quindi devi confrontarti con qualcosa che è esterno alla tua capacità, al tuo stile. Nel marketing, tu non fai marketing, ricordati quello che ti dico, tu sei marketing. Io nel mio sistema non voglio che tu abbia me, voglio che tu cresca te. Sei tu che devi guidare il tuo grafico nel fare il marchio giusto, perché il tuo grafico spesso i corsi non li fa, sa solo usare un computer e quindi non farà il tuo marchio, farà il suo. Ti darà 5, 6, 7 possibilità, scegliene uno sbagliato. I grafici che collaborano con noi te ne danno 3. Perché di più non vanno, e sono 3 molto simili fra di loro, con modifiche impercettibili, perché tu hai un marchio, il tuo, non un altro, ma tu a monte devi dare degli input. La campagna pubblicitaria parte da te, dal tuo talento, da che tipo di parrucchiere vuoi essere, che tipo di clientela vuoi avere. Insomma, io voglio fare di te un salon coach. Non per niente lo ripeto, quello che per noi è lo slogan, ma è la nostra missione professionale, metterti in condizioni di fare un marketing, di fare ogni operazione di marketing con la stessa forza, con la stessa passione, con gli stessi risultati, con la stessa sicurezza con cui esegui un taglio, una piega, un colore, un trattamento. Non c'è differenza fra il fare marketing e fare la tua attività quotidiana, artigiana o artistica, chiamala come vuoi. Devi imparare questo. Dai poi incarico sì al giornale perché ti faccia lo spazio pubblicitario, ma guidalo, ispiralo nel come deve essere fatto, perché ciò che tu sai spesso i tuoi fornitori non lo sanno, sei tu che li devi guidare. Poi ben venga, se vuoi avere una sessione di coaching a disposizione, ci sono i sistemi su saloncoach.it, li trovi e quindi trova tutto. Vogliamo quello che far vedere saloncoach.it? Sì, o vogliamo aspettare un altro momento del percorso alla fine? Come ti piace, guarda, tanto zero problemi. Finiamo il percorso, allora lo facciamo vedere come coronamento del percorso. Per me è un piacere. Va bene, vai. Siamo arrivati alla clientela. Adesso voglio dire, ti sei speso su te stesso, ti sei speso sul salone, ti sei speso sul team, vogliamo andare a guadagnare qualcosa, perché altrimenti i conti non torneranno. Ma magari. Quindi è arrivato il momento, sì, è arrivato il momento. È arrivato il momento di conquistare la clientela, e poi ci sarà un'altra cosa da fare. Come si conquista oggi la clientela? Fra le righe lo abbiamo già detto. Oggi la clientela la conquisti nel momento in cui abbandoni la posizione di anonimato. Fai vedere alla gente tutto quello che ci siamo detti fino adesso. Rendi i clienti o i potenziali tali consapevoli che tu esisti. Ed ecco la vetrina, ecco la pagina su Facebook, la presenza sui social network, che devi fare. Devi farci i conti con queste cose. Ecco le relazioni. Insomma, quando scatta la domanda... Spendiamo una parola per i social network. Ma oggi è impossibile fare meno. Signori, allora... Lele, ma tu personalmente ti occupi di social network? No. Non è un tuo prodotto? No. Se ne può fare a meno? No. Signori, oggi non è pensabile che un parrucchiere veda Facebook come un modo per fare pettegolezzo. Io ho dei clienti che fanno ogni mese clienti nuovi in quantità. Ma attenzione, non è che fai la pagina Facebook e poi la lasci lì a dormire e ti arrivano i clienti. Devi muovere il C. Ok, ti devi dare da fare, e in questo senso so che Parrucchierando sta facendo cose strepitose e ne sono orgoglioso, perché la nostra collaborazione è nata troppo buono, ma è nata da lì. Cioè, noi quel giorno in CNA abbiamo parlato in sequenza, prima io e poi voi, e ci siamo detti una cosa: noi vogliamo il bene del parrucchiere. Signori, parliamoci chiaro, mi vuoi avere, mi devi pagare, guardami bene, mi devi pagare, però quei soldi che investi su di me ti torneranno moltiplicato 5, 10, 100. È questo che mi dicono i tuoi colleghi, è questa la chiave, e per voi è lo stesso. Se ti posso far intervenire il maestro Benze, che è lì che sta cazzeggiando. Mister Cinema? Sì, l'uomo degli Oscar? No, l'uomo degli Oscar. Sei uno che cade in un cinema. Come bene? Lo no, vieni qua al mio posto. Arrivo. Ti lascio. Lo sai che ti voglio bene. Ti lascio la fine con Lele. Visto che oggi so che farei poco, perché dopo arriva. Dopo oggi è due personaggi devastanti. Allora ti lascio la cuffia.
Baciatevi, però. Ci baciamo dopo. Ah, ecco. Adesso lo faccio recuperare, gli do la pacca sulla spalla. No. Attenzione al cavo. Non... Se la pacca sulla spalla dipende da quale. Ecco, buongiorno, innanzitutto buongiorno. Questa è quella problematica. Scusami Lele se sono entrato così in gamba tesa. Guarda. Al tuo discorso ti che... Ti aspettavamo a braccia aperte. A braccia aperte, esatto. Lo dico per chi non lo sa, ho la spalla rotta, quindi per quello ho la fascia, non perché sono appassionato di fasce. Di fasce. Continua, ti abbiamo interrotto. La base, ma figurati, è un piacere. La base è questa, quindi capire che in questo momento voi dovete scegliere partner come noi, come Parrucchiarando, per quello di cui avete bisogno. O lo fate voi o lo fate con noi. L'importante è che lo facciate. Non essere su un social oggi, che cosa significa? Dove sei? Signori, oggi il vostro peggior nemico è l'anonimato, se non vi conoscono. Scusami un attimo, una volta come funzionava il passaparola? Ma Nico, diciamoglielo. Una volta io chiedevo, oh Nico, mi dici dove posso andare a mangiare prima di andare via di qui? E lui mi diceva, prova ad andare là da Pinco Pallo. E io ci andavo. Oggi lui mi dice, prova ad andare da Pinco Pallo. Io prendo il mio smartphone, scrivo il nome Pinco Pallo e guardo cosa dice TripAdvisor o due spaghi di quel ristorante. Certo, certo. E anzi, quando vado al ristorante faccio la foto e la pubblico su Facebook perché Bravo. Il piatto era buono. Fantastico. No, no, certo, ormai questo è Quindi, assolutamente fondamentale. Cosa fa la cliente che esce di lì? Si fa una foto, la pubblica sul suo profilo, attenzione, attenzione, la pubblica sul suo profilo Facebook e dice guardate come sto bene con il mio nuovo taglio. E quelli che dicono mi piace o condividono vogliono sapere dove l'hanno fatto, ma tu non ci sei, che poi non ci sei, diciamoglielo. Ogni tanto qualcuno dice no, io su internet preferisco non esserci. Fammi una cortesia, prendi qualcuno che usa il computer, scrivi il tuo nome e il cognome nelle virgolette, poi vediamo se non ci sei. Esatto, esatto. Sì, poi noi spieghiamo spesso ai nostri clienti che l'aiuto che gli diamo è, per esempio, io dico, se le vostre clienti se la fanno già la foto, oggi si chiama selfie, che fa più figo. Una volta si chiamava, fatto prima, sì. Ecco, una volta si chiamava bimbo minchia quella foto lì, Oggi si chiama selfie e allora è diventato più cool, no? E io dico sempre ai clienti, guardate che la foto, la selfie, dopo il taglio e il colore, se la fanno anche se voi non lo sapete, anche prima che voi cominciavate a pensare di aprire una pagina Facebook, si facevano la foto. Quello che bisogna insegnarvi a fare, ok, dovete avere una pagina e poi bisogna fare in modo che la cliente la foto, per esempio, la metta sulla vostra pagina o che vi citi, cioè che si faccia la foto e a fianco ci sia il nome del salone. Che è esattamente la cosa che hai detto tu, la sua amica vede, cavoli che bel colore che si è fatto, e c'è scritto il nome del salone, clicchi e si apre una pagina. L'altro giorno Raffaella, una parrucchiera, legge sulla sua pagina Facebook, lei era fuori per un corso, e legge, Raffaella i miei complimenti per le tue ragazze, hanno fatto uno straordinario lavoro, ovviamente l'ha taggata. Di lì a poco sono arrivate una ventina di mi piace. Una cliente chiama il martedì successivo per dirle wow, ho visto che state lavorando bene, quasi quasi torno, era un po' che non ci vedevamo, voglia di rivedervi. Signori, noi non ci rendiamo conto di quanto abbia eco una cosa fatta su internet. Ho scritto un post, è stato condiviso oltre 200 volte, vuol dire che 20.000 persone mi hanno letto. Signori, non è più il tempo di Mediaset in cui dovevamo vendere un appartamento per fare pubblicità. Oggi abbiamo YouTube, abbiamo Facebook, abbiamo i social che ci possono dare una straordinaria visibilità, che possono fare veramente qualcosa di straordinario per noi. E dovete coglierla questa opportunità perché è impagabile, è incredibile. Cioè, e tra l'altro, prima, quando ho fatto l'intervento dalla macchina, che non so se hai sentito la frase, ho detto vorrei avere un Lele Canavero piccolino sulla spalla, che mi aiutasse anche, non solo con chi ancora non ha capito i social, io ogni tanto sono un po' pungente, anche con i nostri clienti che lavorano sui social e hanno, com'è che si chiama, il CSD? Il CSD, culo sul divano. Il culo sul divano. Perché guarda, io questo ragazzo qua, Carlo, che è in Hangout, io lo ammiro tantissimo, perché lui, nessuno gli ha spiegato, ascolta, guarda che se accendi un computer ed entri in Hangout e lo appoggi lì e intanto lavori, ti fai vedere come lavori, si vede il tuo strumento, se l'hai inventata da sola sta roba, cioè non è che ha usato la testa, ha visto che lo strumento c'era. E io entro questa settimana, lo voglio fare, mi chiedo perché gli altri, che i nostri clienti hanno già il Google Hangout, possono cliccare, non lo fanno.
perché io oggi li chiamerò, oggi no, da domani abbiamo deciso che li chiameremo uno per uno in salone e li spingeremo a fare questa cosa, per esempio, di mettersi in piazza. Guarda che occasione, cioè guarda che io sto guardando Carlo che lavora e stavo guardando la sua collaboratrice che lo guardava per imparare da lui, cioè è tutta una possibilità di mettere in piazza quelli che sono le tue doti, i tuoi talenti, la tua voglia di formazione, di migliorare. Una volta non ce l'avevamo questa possibilità. Io dico spesso, quando andate ai corsi, cioè se la mattina non andate al mare e andate da Lele per stare due giorni con lui, fatelo sapere a tutti che fate quella roba lì. Una volta uno dice, non sapevo neanche che i parrucchieri facessero la formazione prima di entrare in questo mondo. Pensavo fosse un mestiere che si impara a 14 anni, fine. E invece scopro che fanno corsi, formazione, migliorano. Ditelo, perché la cliente, dimmelo tu Lele, non è contenta di vedere che tu stai continuando a fare formazione migliori e migliori per darmi un servizio migliore? Beh, è una garanzia straordinaria, impagabile, è difficile da sostituire, è una garanzia. Assolutamente, quindi io ammiro chi si muove dal divano, come fa Carlo. E in questa settimana il nostro obiettivo è arrivare a fine settimana, che non solo abbiamo fatto sapere tutto il movimento, tutto quello di cui si sta parlando, ma abbiamo anche cominciato a far muovere un po' le persone sulla tecnologia, perché tu dici, ti accetto quando dici io la tecnologia non siamo amici, io sono sicuro, tu lo so, ma tutti voi avete fatto nella vita cose più complicate che tacciare, mandare una foto su Instagram. Esatto, quindi può sembrare magari complicato all'inizio, vi assicuro che non è complicato, basta come tutte le cose. Dico, la cosa straordinaria, io, una su tutti, Milù, la prima volta che le ho parlato di computer, di usare il computer, mi ha guardato come dire io non lo userò mai. Adesso è lì, no? Con la cliente prende l'iPad, track, perché vedi, tac, di adesso lo usa meglio di me, io la guardo e dico ma che cazzo fai, di nuovo ho dato via l'audio, Conte Max. E come fai a fare queste cose qua? È bellissimo, è straordinario, però finché pensiamo che queste cose siano difficili, lo saranno. Ha ragione Henry Ford, che tu creda di poter fare una cosa o tu creda di non poterla fare, avrai comunque ragione. Noi dobbiamo smetterla di pensare che queste cose non siano per noi. Non c'è età, non c'è età per imparare a usare un iPad o per mettere su una pagina su Facebook. No, guarda, ti dirò, statistiche anzi, proprio tecniche, mio papà ha 70 anni, chi è arrivato all'era dei computer tardi, che aveva già 45-48 anni, non è riuscito, non quasi, insomma in maggioranza, ad adattarsi al computer. Quindi la generazione dei miei genitori non è riuscita a passare al computer, mentre sono riusciti a passare alla generazione dei tablet, degli smartphone, perché è molto più facile. Quindi molta gente non ha mai avuto un computer e si trova a 70 anni con un iPad in mano. Ma anche statisticamente gli acquisti dei tablet li fanno i giovani dai 16 ai 23 e le persone con età più avanzata dai 60 agli 80, cioè dai 25 ai 60 quasi nessuno compra tablet, per dirti. Quindi è questo quello che succede. Didi, se tu prendi un filetto e lo tagli esattamente a metà, cucinato dallo stesso chef, lo stesso pezzo di carta, e metà lo metti in un piatto nudo e crudo e nell'altra metà magari di plastica e nell'altra metà ci fai la rosellina con la carota o col pomodoro, signori, la percezione del gusto sarà sempre a beneficio del secondo, non del primo. E quindi che cosa significa? Che nel momento in cui ti faccio vedere in fase di proposta, che è il momento più intimo, top della relazione fra il cliente e l'acconciatore, e in quel momento ti tiro fuori l'iPad, ti faccio vedere un'immagine, ti faccio vedere la foto del tale che ha fatto il tal taglio, in quel momento io sto dando valore e quindi una percezione più alta al lavoro finito. Cioè il lavoro finito piacerà ancora di più alla cliente per come gli è stato proposto. Non è qualcosa che ho detto io dopo una tagliata di Nutella, è qualcosa che gli scienziati studiano. Esatto. E che possono confermarci statisticamente. Senti, adesso faccio una critica subito agli amici che sto vedendo. Questo è in anteprima il tuo sito nuovo? Ebbene sì, da oggi. Ecco, da oggi, adesso chiamo subito i ragazzi di Ila, gli faccio un mazzo così. Arriva? Okay, perché io voglio vedere lei o no sulla pagina di Ilia del Calavero tutti i tastini dei social Coach. Sì. Che non li vedo a prima vista e già mi viene. Tieni conto, ti conto che è la prima cosa che faranno, perché io l'ho pubblicato su Facebook. Lele ha due vite, noi siamo molto vicini in questo momento alla vita Salon Coach, dove c'è pagina di Facebook, profilo di Twitter, Instagram, canale di YouTube, insomma sta crescendo tutto perché è partito da poco. Ma tra l'altro devo farti i complimenti, hai un engagement altissimo, non so se tu hai confidenza con questa parola di engagement, cioè tu hai un tot
di persone che hanno messo mi piace sulla tua pagina e come tutti un tot di persone che poi veramente contribuiscono alla pagina, quindi che rispondono. Si chiama l'engagement, è quella frasina che c'è vicino al numero dove c'è scritto ne parlano, quindi già hai 600 amici, ne parlano 60, questo è il livello giusto, 10%, non può andare sotto. Tu credo che sia il tuo sia intorno al 50-60%, quindi vuol dire che hai un sacco di gente che quando comunichi, comunica con te, quindi ti risponde. Quindi i miei complimenti social erano per quelli. Ti ringrazio Nico, ma io credo che il segreto poi stia in due cose. Uno è i risultati e nell'altro il modo. Il metodo e atteggiamento. Ragazzi, è il mio credo più importante. Primo, metodo. Io non ti devo motivare. Cioè, io non sono qui per motivarti. Motivare... tu devi motivare te stesso, semmai il mio compito è di dirti come fare, agevolarti in questo, ma tu devi imparare a motivare te stesso. Quindi che cosa serve? Sì, l'atteggiamento giusto, ma poi servono i contenuti. Questo è il primo aspetto, metodo più atteggiamento insieme. E il secondo è che a me di voi vi importa veramente. E lo capite al volo, lo capite da come scrivo, lo capite quando mi vedete nei corsi, quando mi sentite, quando ci sentiamo, quando vi rispondo. A me mi importa veramente, a me l'idea che una persona si realizzi, mi mandi degli sms magari lunghi così come quello che mi è arrivato ieri, e ho letto in diretta di una persona che dice lei l'ha mai cambiato la vita, è la mia missione. Io sono al mondo per emozionarmi ed emozionare. Ho avuto la fortuna di conoscere gli acconciatori che ho definito creatori d'autostima per questo. È qualcosa che ha cambiato la mia vita in meglio. Ho avuto l'occasione di incontrare una realtà straordinaria perché fa un'attività così diversificata, in mezzo a tagliare, fa la vetrinista, il marketing, il genitore adottivo dei dipendenti, il lo psicologo dei clienti, quindi fa tante cose. E sono arrivato a capire chiaramente che con voi potevo lavorare su me stesso, non soltanto sul vostro salone. E questo secondo me arriva, Nico, ed è poi qualcosa che secondo me ci accomuna. Io quando ti sento parlare di social, quando ti sento parlare di internet, quando ti ho visto in CNA a lavorare, ho visto che ti stai innamorando anche tu di questa categoria e dell'enorme responsabilità che ci assumiamo nel far capire loro cosa significa fare i parrucchieri da qui in poi. Sì, anche perché i contenuti sono veramente tanti, io lo dico spesso e in due giorni l'ho detto più di una volta. Intanto Max ci fa anche vedere la tua pagina di Facebook, così guardiamo quello di cui parliamo. Guarda, 643 mi piace, 331 ne parlano. Questa settimana spero di riuscire anche a togliere quei fantasmi le seghe mentali sui numeri. Guardate che il numero di mi piace conta zero, quasi zero. Perché se hai 0 mi piace non ti vede nessuno, ma se hai 10.000 mi piace e nessuno segue la tua pagina, cioè ne parlano uno, vuol dire che tu hai una persona che ti segue, perché i mi piace, ogni tanto lo dico, qualcuno mi guarda così, si comprano, esatto. C'è anche un mercato nero interessante di queste robe. Compri mi piace, poi, compri le viste su YouTube. Puoi comprare qualunque cosa. Quello che conta veramente è quello che si chiama engagement, cioè il rapporto con le persone. Quindi vuol dire che se sei un parrucchiere e dai consigli, spesso dico date i consigli su Facebook. Lo fate in salone? Se viene una cliente, gli fate il colore, poi gli dite quando andate a casa, usa questo prodotto, oppure non lavarli prima. Queste robe scrivetele su Facebook, perché Facebook è un posto dove la gente trova qualunque cosa. Sappiate che Google ha chiuso il suo reparto notizie. Sapete perché? Ha detto perché la gente prende le notizie a pizzichi e bocconi, sui social. Apri sui social, ieri Fiorello ha avuto un incidente, non so se è caduto il motorino. Ha preso sotto uno di 70 anni, l'ha rotto un po'. Cioè non hai bisogno di guardare il telegiornale, capito? Apri Facebook, apri Twitter, plum pam pam, foto, notizie, i commenti, ci sono già, quindi succede tutto lì. Stavo dicendo, è la pagina di Lele, così 643 mi piace, 331 ne parlano, cioè la metà, che è un numero, siamo a 5 volte di più del normale, sono persone che commentano, oppure che mettono mi piace, oppure che condividono ancora di più. E guardate che 300 persone potenzialmente potrebbero essere 300.000, perché ognuno delle 300 ha una serie di persone con cui ha un engagement, quindi un rapporto più alto. Quindi ognuno può avere 10, 20, 30, 50 persone che se gli dicono guarda che la pizza lì è buona, ci credono, no? Come dicevamo prima. Voilà. Quindi succede che tu hai un ampio spettro. Io da quando sono qua dicevo questo, sto scoprendo che il parrucchiere non è solo un parrucchiere. Io pensavo, prima di entrare in questo mondo, che il parrucchiere fosse il mio amico all'angolo dove andavo a rasarmi quei 4 peli che ancora mi rimangono. E invece ho scoperto che è tutto un mondo, sono quasi tutti degli artisti. Io ho sempre fatto il musicista, ho scoperto che sono tutti degli artisti, tutta gente che lo fa perché ha una sorta di vocazione, tutta gente che si prepara, che ha idee, che deve continuamente
fare l'imprenditore, deve continuamente rischiare su se stesso, perché continuare a crescere. Quindi deve essere artista, deve essere manager, deve essere leader, deve fare marketing. E quindi il social gli dà l'opportunità di tirarla fuori tutta questa roba. Cioè, quando Alberto mi diceva, sai, io ho fatto il forum di Parrucchierando perché mi sono stufato di sentire parlare di sciampisti, di questa categoria così bassa. Invece è vero, cioè non è solo una vocazione, è vero, se c'è gente. Ma guarda che indirettamente, Nico, quello che state facendo ha dello straordinario, ha del prodigioso. Perché? Perché voi, quando educate una persona a fare un video o a commentare via testo perché ha fatto quel taglio o quella piega, voi alzate il suo standard e quindi gli fate sentire il bisogno di fare sempre di più, sempre meglio. Quindi alzate il livello professionale, non state soltanto facendo qualcosa di tecnico, state lavorando su un ruolo sociale, state mettendo queste persone in condizioni di essere ancora più professionisti. È straordinario. Devo dire che però qualcuno è da sculacciare. Sì. Perché pensano, c'è qualcuno che pensa, io ho la pagina Facebook e quindi devo avere tot risultati. E magari pubblica un post ogni 10 giorni. Ah, beh, bellissimo. E noi li aiutiamo a pubblicare, non pubblicano loro, li aiutiamo noi a pubblicare. Quindi, chiaramente quando non pubblicano loro, noi cosa possiamo pubblicare? Qualche cosa di generale, di poco preciso. Non è che posso fare la foto di un taglio che hai fatto tu, no? Invece bisogna anche darsi da fare, perché la comunicazione non è uno scherzo. Cioè, se tu pubblichi una foto ogni 10 giorni e io apro la tua pagina, sembra il deserto dei tartari. Io ho l'impressione che il tuo negozio sia il deserto dei tartari, che non pulisci da 10 giorni o che non entri da 10 giorni. Cioè, a me mi fa quel senso lì. È come andare in un ristorante e vedere uno pieno, l'altro completamente vuoto, con della polvere che si muove tipo Texas per terra, e tu ti fai delle domande prima di entrare di là, no? Cioè, io penso, quando mi sono rotto il braccio, sì, volevo andare a mangiare giapponese. Poi mia moglie, insomma, non è molto contenta. A fianco c'era un messicano. Ho detto, guarda, ho guardato il giapponese, ho detto, era un okinyo hit di quelli che mangi. Non c'era dentro nessuno. Io ho guardato e ho detto, qui non c'è dentro nessuno, se entro muoio, vado al messicano. Poi sono caduto e mi sono rotto la spalla. Forse se andavo, però quello che voglio dire, no, è che se c'è il vuoto in assoluto, la gente di te pensa che sei il vuoto in assoluto. È un social, è fatto uguale. Io devo trovare tutto quello che c'è di te, foto, immagini, video, commenti, consigli. Fai della formazione con Lele Canavero. Io saluto la Mulas, l'estetica Mulas, che ogni volta che la vedo mi dice, Lele, Alberto mi guarda come se la vedessi una volta al giorno, quando la vedo, la sento, mi dice, Lele, perché Lele dice, perché Lele che ha bello. Detto, perché Lele dice, e spesso la vedo su Facebook scrivere, Lele ha detto e Lele ha scritto, quindi anche questo modo, cioè, che fa un corso con te, che poi trasferisce agli altri, cioè, perché il social è condivisione. E quindi sono assolutamente d'accordo. E poi fa parte di quel progetto che, se vuoi, segue nel nostro viaggio che abbiamo fatto questa mattina, che è il viaggio successivo alla conquista e alla fidelizzazione del cliente, che è quello di lavorare sull'immagine. Oggi c'è niente da fare. Signori, abbiamo due vite, una è la reale, una è la virtuale. Dobbiamo essere protagonisti entrambe. Ripeto, una piega in meno, un aperitivo in più. Uscite, fate uso del vostro smartphone, fate in modo che sia online che offline, perché attenzione, qui Nico è maestro in queste cose, ma come fai ad avere una pagina Facebook e a non avere un cartello sulla cassa che ti dice, bravo, venite qui e dite che, ma come si fa? Siamo, bravo, a questo punto. Sì, sì, no. È capitato, a qualcuno l'abbiamo fatto spedito noi, con Facebook, Twitter, YouTube, le icone. Anche perché un cartello, pensa quanto aiuta. Se io entro in un salone e mi siedo. Una volta leggevo Stop Novella 2000, no? Sai, che quei giornali che leggevi solo dal parrucchiere. Oggi puoi mettermi lì anche un librone d'oro, ma io prendo il mio telefono e le clienti hanno il proprio telefono e guardano. Se per caso, alzando gli occhi, vedono il logo di Facebook, è come se vedessero la Madonna, no? Cioè, e se uno è, per esempio, su Instagram, vedo che anche tu sei su Instagram, sì, sì. Se uno è su Instagram e vede il logo su Instagram, non so, è quasi un senso di appartenenza. Quindi tocco, vai su Instagram e cominci a cercare il nome del salone, intanto impari il nome del salone in caso sei nuovo, lo guardi e vedi foto di altri, vedi. Poi magari eri andato lì per fare la piega, vedi gente che ha fatto dei colori meravigliosi, e salve, sì, volevo fare il colore. Perché hai visto un sacco di roba, e quello di comunicarlo è anche lavoro in meno per te, non devi neanche dirlo se hai messo un cartello. Cioè, guardiamo le pubblicità in televisione, Lele, cioè, c'è la pubblicità della Mercedes che hanno speso magari 300.000 euro e alla fine c'è scritto seguici su Facebook.
o c'è il logo di YouTube. È diventato così. È diventato così per tutti. Quello che dobbiamo capire è che questa immagine è la creazione di relazioni, di connessioni e fare partecipazione, è un lavoro nel lavoro. Dobbiamo smetterla, come ci siamo detti fin dall'inizio, di pensare al marketing come quella cosa che implica di fare uno sconto per guadagnare un cliente. Prima abbandona la posizione di anonimo, di sconosciuto, poi preoccupati di fare delle offerte, di stimolare il potenziale cliente a diventare un cliente acquisito. È un lavoro straordinario. Qualcuno delle volte, Nico, mi dice perché lascio per ultimo i numeri, cioè vale a dire, siamo partiti dalla persona, tu eri ancora in viaggio e stavamo parlando della persona, poi abbiamo parlato della filosofia di fare un salone che ci assomiglia, poi abbiamo parlato del trinomio salone, marchio, listino, abbiamo parlato del team, abbiamo parlato di conquistare e fidelizzare la clientela, abbiamo parlato di immagine. Come mai i numeri per ultimo? Ve lo ripeto ragazzi, il denaro è la conseguenza, non è il fine. Se siete imprenditori, alla fine dell'anno dovete avere un bel più che dice che voi quest'anno avete guadagnato. Punto. Tutto ciò che noi facciamo deve produrre un profitto. Ma facciamo in modo di guadagnare denaro producendo risultati. Mettete al centro delle vostre attenzioni il cliente. Fate in modo che il cliente si senta protagonista del vostro processo. Dopodiché, meno sconti e più valore. Facciamo in modo che la gente si renda conto veramente che noi siamo speciali e che vogliamo, nella nostra specialità, rendere speciali i nostri clienti. Quindi i numeri diventano poi un'analisi, è un po' verificare attraverso dei dati statistici, i passaggi, la percentuale di tagli, chicca. Volete sapere quanti clienti nuovi dovete avere? O lo chiedete a Bosco nel loro software, o ve lo dico io. 2 per addetto più 2 per salone, Lele non ho capito, ok, siete in 4. 4 per 2 8 più 2 per il salone fanno 10, voi ogni mese dovete fare 10 clienti nuovi, ma siamo in 2. 2 più 2 più 2 del salone, 6 clienti nuovi mese. Se questo numero è più alto vuol dire che il vostro trend è in crescita, vuol dire che l'anonimato l'avete abbattuto, vuol dire che state lavorando bene, il passaparola lavora. Se il numero di clienti è più basso avete un problema di percezione, là fuori non riescono a capire che cosa avete di speciale, non vengono da voi. Allora i numeri sono indispensabili, perché se voi non mi sapete dire quanti clienti nuovi fate, qual è lo scontrino medio che fate, qual è la percentuale di vendita di prodotti, quanti trattamenti fate, come fate a chiedere ad uno che fa marketing di intervenire? Non mi date un dato? Cosa siete, in crescita o in calo rispetto all'anno scorso? In questo momento sta andando meglio o peggio? Avete fatto più colorazioni o meno colorazioni? Signore, non potete mettervi lì a giocare col pallottoliere. Dovete avere un software che vi mette in condizione di dire, bene, questi sono i dati. E in base a quei dati voi potete prendere il manuale, il percorso, me o chi per me, e dire, bene, allora devo fare un lavoro. Te ne racconto una, Nico, poi tanto siamo in chiusura, ma questa è importante. Vai. Un giorno parlavo con due ragazze, e se ricordo bene ero proprio ad un incontro o di Confartigianato o di CNA, e una mi dice, noi stiamo provando a fare qualcosa di marketing. Gli ho detto, ah brave, che cosa fate? Vogliamo avere dei clienti nuovi. Ah bene, che cosa avete fatto? Abbiamo fatto uno sconto del 20% il mercoledì. Originali, molto originali. Ho capito, come l'avete pubblicizzato? E loro, no, pubblicizzarlo costava troppo, lo facciamo girare in salone. Cioè, fammi capire, tu stai cercando dei clienti nuovi e fai il 20% di sconto ai tuoi clienti. E loro mi hanno guardato così, non ci abbiamo pensato. Vieni ai corsi, maledizione, comprati il manuale del Salon Coach, perché queste minchiate, scusate se parlo latino, minchiate deriva da minchia. Queste minchiate non le faresti. Sì. Sono le classiche cose fatte ad minchiam, si diceva in latino. Esatto, l'ho detto. Ma l'abbiamo studiato bene il latino, sì, cioè mica il professore di latino ci citava sempre, non diciamo come ci citava, questo è importante. No, è vero, assolutamente vero. Tra l'altro ti avranno detto, Cristiano, che hanno lanciato proprio qui in questa settimana il gestionale online, che quando me l'ha raccontato, secondo me è una cosa intelligentissima, perché tutto sta andando sul web e noi cominciamo a voler fare quelli che vogliono toccare, provare prima di prendere, no? E avere un gestionale sul web, che prima di qualche tempo fa il gestionale era questo enorme software caricato sul computer, quindi dovevi parlare con qualcuno prima di vederlo, e invece ce l'hai su un browser e lo puoi provare, vedere che cosa ti può cambiare, per esempio avere come dicevi tu i clienti, a sapere quanti clienti hai, quanti sono i nuovi, chi sono i tuoi collaboratori, eccetera, eccetera. Poi scusami, fare operazioni di marketing sui clienti che non vengono da 3 mesi.
Sì, sì, no, certo, poi non è il mio campo parlare di gestionale, poi magari Cristiano avrà tempo durante la giornata di farlo, però devo dire che l'approccio al web secondo me aprirà anche a chi non ha proprio un'idea, no? Perché ho scoperto che molti non ce l'hanno un gestionale, non usano un gestionale per gestire, quindi anche vederlo dal web. Tre parrucchieri su quattro non hanno il gestionale e un parrucchiere su due non è su Facebook o non usa i social. Questi sono dati che nel giro di un anno e mezzo cambieranno, oppure attenzione, perché io dico una cosa, te lo ricorderai forse di Torino, perché ho iniziato così, io do i numeri molto bene, mi riesce bene, e ho scritto su una lavagna, o meglio ho fatto vedere su una slide, ho proiettato una slide in cui c'erano tre numeri, 6, 3, 1. 6 è il numero dei saloni in fortissima difficoltà, 3 è il numero dei saloni che fanno fatica, che galleggiano, 1 è il numero dei saloni che continua a crescere a dispetto di questa crisi. Ma attenzione, questo dato deve già essere eloquente, quindi non c'è solo gente che defunge, voglio dire, continua a esserci fior di acconciatori che crescono da Messina, da Aosta anche in questo momento. Ma attenzione, andiamo a vedere quei 6 che cosa hanno in comune. Non sono su internet, non hanno mai fatto formazione, non hanno mai fatto iniziative di marketing, tutti quanti, che sia un caso. Signori, se voi fate marketing, se siete forti sui social e se avete a monte un talento da valorizzare, voi in questo momento potete veramente fare il salto di qualità e diventare quel cliente, quel salone che continua a crescere. Non è una crisi come le altre che ha preso tutto un comparto. Signori, voi cercateli sui giornali, leggevo l'altro giorno, ci sono concessionari auto che quest'anno hanno venduto come non mai. Basta pensare che sia solo e sempre una questione di crisi e tutto va male, tutto. Io ieri sera per mangiare ho aspettato 10 minuti, e non è che abbia speso poi così poco, ho aspettato 10 minuti per sedermi. Cioè, voglio dire, smettiamola, noi dobbiamo guadagnarci quel tipo di clientela che sentiamo ci assomiglia, che vogliamo avere nel nostro salone, e per guadagnare dobbiamo essere forti sul network, forti a valorizzare il nostro talento, forti nella vetrina, dobbiamo dare una connotazione chiara al nostro modo di essere, di fare il parrucchiere, l'acconciatore. Va bene, vogliamo farlo vedere il tuo, sì, tanto fuori qui sono applausi da fuori, il discorso di Leone, lei è uno spettacolo, quindi lui potrebbe parlare per settimane. Vuoi fare il parrucchiere? Ti ha convinto a fare il parrucchiere. Vabbè, ma loro l'hanno fatto con me, loro l'hanno fatto con me, ti ripeto. Io dico sempre, quando, al di là del fatto che lo ricordo, io sono remunerato per il lavoro che faccio, però anche se non sto lavorando, ma mi pagano, io me ne rendo conto. Io ieri lo dicevo chiaramente, ero a Mantova, e dicevo questo. Però io credo che molto di quello che sono me lo hanno insegnato anche i parrucchieri, con la loro sensibilità, con le loro fragilità, con le loro vulnerabilità, col fatto che comunque sia, per me sono delle persone straordinarie. Ma lo ripeto, è per il tipo di attività che fanno che lo dico, Cristiano, è per il tipo di lavoro che fanno, volente o nolente, abbiamo un lavoro simile, perché loro non lavorano soltanto sui capelli, devono lavorare per forza anche sulla mente delle persone, sulla psicologia di quella donna che deve capire che attraverso quel cambio di taglio cambia la sua vita, talvolta prende decisioni importanti. Quindi il lavoro del parrucchiere non si può considerare uno dei tanti lavori che si può fare. Non mi potete parlare di artigianato, qui siamo all'artista, artigiano, manager, leader, che ha tante responsabilità, assolve a un ruolo sociale. Io sono orgoglioso di lavorare a fianco di tanti parrucchieri in giro per l'Italia, orgoglioso. Sono d'accordo, e poi ho ascoltato veramente con tanto interesse, perché lei le trasferisce le cose con un enfasi che fa venirla, cioè nel senso, penso potrebbe fare forse qualsiasi cosa, nel senso che poi sei innamorato di questo settore, come è successo a noi, anche noi siamo sicuri e certi, e soprattutto vediamo che quando si ottengono i risultati, noi siamo l'ultima parte, quelli in fondo dei numeri, no? Quando si ottengono certi risultati, capisci, cioè, anche l'acconciatore si prende forza, no? Cioè dice, beh, ma allora è vero che facendo certe cose... Bravissimo, cioè, da consapevolezza, bravo Cristiano. Solo che è difficile uscire dal guscio, cioè la routine quotidiana, piuttosto che se sempre fatto così, piuttosto che altre cose che oggi ovviamente lo stress sta facendo venire meno, perché non so qual è la tua sensazione, ma noi quando andiamo per saloni incominciamo a trovare molta più disponibilità, quantomeno a discuterne, sì. Ecco, mentre prima era magari o sì o no, adesso c'è molta possibilità di discutere, quindi sicuramente come diceva un noto golfista, da quando mi applico ho scoperto di avere più fortuna, e quindi penso che sia la cosa giusta.
Sì, sì, guarda, fortuna e sfortuna secondo me esistono, ma non saranno mai in grado di spiegare un destino. Io credo che spesso e volentieri, oggi come oggi, l'acconciatore debba capire che ha la responsabilità e la possibilità di portare al successo il proprio salone. E se non ci crede lui, scusatemi, mi fido di te se tu ti fidi di te. Se non crede il parrucchiere in se stesso e in ciò che può fare, vuoi che ci crediamo noi, o che ci creda il cliente, o che ci creda il collaboratore, tutto parte da noi stessi, da quella straordinaria persona che incontri ogni mattina davanti allo specchio. Parte tutto da lì, da quello che devi fare, da lasciare quel CSD di cui ci siamo detti prima, dal culo sul divano, dall'essere qui davanti adesso, dal volerti cimentare in una nuova, in un uso di una nuova tecnologia, nella costruzione di una nuova abitudine, però siete padroni del vostro destino. Non so per quanto potrò dirti questo. Io 5-6 anni fa andavo nei corsi e facevamo la crazy dance, quindi voi dovevi vedere gli ombelichi che andavano da qui a là, facevamo dei numeri. Oggi non lo faccio più, ma non oggi ballo meglio di allora, sia chiaro. Però il problema è che oggi non posso farlo, prendere in giro. Oggi la crisi c'è, è tangibile, la vediamo. Motivo di più per fare ancora meglio quello che noi diciamo da tanto tempo, quello che voi dite da tanto tempo, quello che voi state cominciando a dire sempre più forte. Serve consapevolezza. Bene, intanto prima di chiudere, guardando il tuo sito, che gli vogliamo dare un'occhiata, ho sentito che volevate farlo, qui amate talmente questo settore, io faccio una battuta che Cristiano ha anche sposato una parrucchiera, non solo amore professionale, proprio... È vero che vuoi alzare gli ascolti, vai sul gossip. No, però amare il settore è vero. Va sul gossip. C'è grande, la dimostrazione fisica, no, su questo. Va bene, questo sarà in linea da quando? Perché adesso non è ancora su... che il sito è saloncoach.it, c'è il dominio. Dalle 2 del pomeriggio sarà... Noi lanceremo ufficialmente il nuovo sito con un'iniziativa che faremo con una realtà che non so se conoscete, che si chiama Parrucchierando. Ah sì? È un'idea che dovremo condividere e che faremo ad aprile. Quindi marzo in qualche modo servirà per oliare il meccanismo. Quindi questa è una proprio preview, proprio un'occhiata. Sì. Marzo cominceremo a giocare un po' e a vedere le cose. Per esempio la cosa che dicevi tu prima dell'implementazione dei social. Insomma, abbiamo ancora 2-3 cose da mettere a posto e useremo marzo per sviluppare tutto quello che manca. Anche perché poi tu fai video, anche libri, videocorsi, insomma. Ma guarda, ne abbiamo uno da fare insieme, te lo ricordo, Sì, assolutamente. Ce lo siamo detti, Sai, chiedi a lui quante volte ci siamo detti, preparati. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora di fare un videocorso con Lele. Sui social lo faremo. Straordinario. Va bene, come vogliamo chiudere, Lele? Guarda, credo che la cosa migliore sia partire dalla fine o finire dall'inizio, mettila come vuoi, da quella definizione che da un lato è un mio modo, è stato all'inizio un mio modo per dire grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, a tutti quelli che mi supportano, che acquistano da me il manuale, il percorso, i coaching o che ancora di più vengono a vedermi nei corsi live. Io vi ho definiti creatori di autostima perché secondo me lo siete, ma se ho iniziato così voglio concludere ricordandovi che questa esortazione, che l'essere creatori d'autostima deve essere non tanto un complimento, non deve essere tanto un complimento quanto un'esortazione ad esprimere il meglio di voi. Io ci tengo, essere creatori d'autostima non è solo un complimento, è una responsabilità che ti devi assumere con te stesso, con te stessa, perché l'essere creatore d'autostima implica il fatto che tu devi esprimere il meglio di te e dare te stesso al massimo alla tua clientela, che poi sia attraverso i social, attraverso la condivisione, attraverso la vetrina, attraverso curare, dimostrare al cliente che fai alla grande le piccole cose. Svolge un ruolo sociale, fai qualcosa di più di un semplice mestiere. Bene, sfrutta questa straordinaria occasione nel tuo piccolo di migliorare il mondo. Abbiamo tutti bisogno che tu lo faccia a questo livello. Posso? Ottimo. Però io vorrei ricordare al termine di questa mattinata spettacolare solo 2 termini che racchiudono tutto quello che abbiamo detto. 1, CSD. Stupendo. E 2, coordinamento abusivo. Va bene? Va bene. Quindi diamo appuntamento con Lele, poi ci sentiremo anche durante la settimana, magari ci sentiamo quando sei da un cliente, ci chiami perché ti dobbiamo sentire, perché dopo oggi... Esatto, e cercatelo sui social perché Salon Coach è da Facebook a Twitter a Pinterest e a sul Instagram, sito nuovo che... e sul sito nuovo che tra poco sarà presentato da aprile, ma comunque già ci sarà. Va bene, un applauso grandissimo. Applauso a Lele, grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. Ciao creatori di autostima.
Noi ci aggiorniamo a quando, maestro? Credo alle ore 14. Noi abbiamo bisogno 14. Di un'oretta, giusto? Sì, quindi... alle ore 14 che ci sposteremo, intanto il link lo metteremo sempre su Parrucchierando, ma ci sposteremo sul canale YouTube di Socialando, perché esatto. La cosa figa, aggiungo io una cosa, che siamo in diretta su YouTube, tre anni fa dovevi andare a chiedere a Rai 1, invece oggi andiamo su YouTube, e sarà una giornata dedicata al mondo delle spa. Spa e benessere. E super ospiti, e sarà condotta da un personaggio strepitoso, per cui Carlo non puoi mancare, perché questo personaggio, cioè, a parte che ha una co-conduttrice, insomma, molto carina, che merita solo per quello, ma lui è un fenomeno. Anche lui è molto carino, dicono le donne. Io preferisco le donne, ma le donne. Vabbè, ognuno. Abbiamo la stessa malattia tutti, va bene? E quindi vi diamo appuntamento alle 2. Noi adesso prendiamo un'oretta di pausa perché dobbiamo preparare tutto. Grazie, ciao.